cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Amici miei, buongiorno a tutti e bentrovati. Abbiamo fatto una piccola pausa per le ferie d'agosto, adesso riprendiamo. Naturalmente voi penserete, beh, sono state le ferie, voi che ci tengo da dire niente. Invece tengo da dirvi molte cose. Cominciamo dalla più simpatica. Mercoledì 29, credo, 29 agosto, io ero ancora in Sicilia, mi arriva una telefonata. Giornalista della Gazzetta della RAI, scusate, la Gazzetta del Mezzogiorno. La RAI mi chiama e mi dice il dottor Di Bitonto della RAI Bari e mi dice: sindaco, io sto venendo a Cerignola, le volevo fare un'intervista. Dico: guardi, io mi trovo lontano, ma a che proposito? A proposito della emergenza idrica a Borgo Tre Santi. Ma dico: guardi, mi richiama fra 5 minuti, perché io di questa emergenza non sapevo niente. Dice: io questa notizia l'ho appresa, dice il giornalista, dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Ah, allora penso io so puttanate. Infatti non gliel'ho detto per cortesia, ma insomma l'ho pensato. Chiamo subito a Cerignola e parlo con l'assessore Mininni, che si occupa anche delle borgate, e mi spiega: il 24 agosto un mezzo della SIA aveva subito un guasto, per cui il 24 agosto si è interrotto la fornitura di acqua potabile a Borgo Tre Santi. 24 agosto. Il 25 il guasto è stato riparato, era un guasto al mezzo meccanico, forse alla Gazzetta pensano che l'acqua a Borgo Tre Santi si porti con le orecchie, se la porto io porto almeno 1,5 litri di acqua, però non è comodo portare l'acqua con le orecchie. 25 il guasto era riparato e il servizio era ripreso. Quindi quello che aveva scritto la Gazzetta era una solenne sciocchezza, non c'è nessuna emergenza. Richiamo il giornalista e gli dico: guardi, se ha bisogno di chiarimenti c'è l'assessore Mininni. Comunque, a me non risulta che ci sia nessuna emergenza, e gliel'ho spiegato così come l'ho detto a noi, anzi a voi. Anzi, gli ho sottolineato che non avevamo lamentele da rivolgere alla SIA, perché avevano riparato il guasto in meno di 24 ore e tutto era andato a posto. Quindi notizia falsa, come sempre, perché scusate, che vi aspettate? Mo, detto con molta serenità, da una persona o da due persone che si alzano la mattina, la prima cosa che pensa: ma dove? Solo spigliato pure mette, stai vedendo, non è morto durante la notte. E tutto questo gli dà veleno e dolore. Ma non basta, perché nella nota della Gazzetta si tendeva, raccogliendo una dichiarazione di un quacquaraquà del PD che sta candidato sempre, sono 20 anni che si candida, non viene mai eletto, non conta niente né nel partito né fuori dal partito, un quacquaraquà, che aveva provato a mettere in parallelo la fornitura dell'acqua a Tre Santi che si era interrotta per questo guasto, e il fatto che la SIA avesse fornito acqua potabile alle persone che sono accampate in zona Tre Titoli. Si voleva
speculare su questa cosa. Sapete, è un po' come il messaggio di certi politici nazionali, no? Prima gli italiani, poi gli stranieri, insomma, questi discorsi che mi fanno un po' ridere. Era successo che a Tre Titoli c'era una difficoltà, perché questi signori erano privi, oltre che di tante altre cose, anche dell'acqua. Era l'ultimo giorno che io stavo qui in comune, prima di prendermi questo breve periodo di ferie, e mi vennero a trovare delle persone residenti a Tre Titoli, persone di colore, forestieri, stranieri, e alcuni operatori umanitari che mi vennero a raccontare la difficoltà. E io chiesi la cortesia, non è un compito nostro, per il quale, non so, la SIA viene pagata o per il quale la SIA ha un obbligo, lì dovrebbe intervenire la Regione, ma si aspettano la Regione, poveri signori, hanno veramente di che disperarsi. E io interposi i miei buoni uffici per chiedere questa cortesia all'amministratore di SIA, ma più che altro anche ai dipendenti che si prestano a svolgere questa ulteriore attività, diciamo, non dovuta. Allora, che voleva fare sto qua di Piddino? Voleva mettere in contrapposizione il fatto che a Tre Santi fosse mancata l'acqua con il fatto che invece noi eravamo riusciti con la SIA a fare questa fornitura ai nostri amici che erano lì accampati a Tre Titoli. Ecco perché io poi ho commentato, e lo ripeto volentieri, miserabile il primo che si inventa le notizie, ma quello mi fa pena per compassione, perché è capace di augurare tutto il peggio possibile a questa città pur di poter scrivere che la colpa è del sindaco Metta. E il secondo miserabile, questo che non ha nessun ruolo, significato, importanza politica, che voleva creare, mettendoci in cattiva luce, con gli abitanti di Borgo Tre Santi, dicendo l'acqua l'hanno portata agli immigrati, ma non ai cittadini di Cerignolo, un altro. Quando gli hai detto qua, che gli devi dire più, anche questo un miserabile. Ecco perché poi ho fatto un commento da dove mi trovavo: miserabile 1, miserabile 2, miserabili al quadrato. Quello che voglio dire, concludendo il raccontino, è che noi non siamo abituati a fare distinzioni. Quando c'è un bisogno e possiamo dare una mano, noi diamo una mano. Si chiama compassione, si chiama umanità, ce l'insegna la Chiesa, ce l'insegna la nostra religione, e qualche volta ce lo ripete anche Sua Eccellenza il Vescovo. Quindi tutti quelli che poi vanno a baciare l'anello del Vescovo sappiano che non basta baciare, bisogna anche attenersi a certe regole di comportamento. Quindi tutto il massimo disprezzo per coloro che vogliono mettere a paragone due bilanci diversi. Altre notizie: si è aperto il cantiere all'altezza del bar Giuliano sul viale di Levante, all'altezza dell'ingresso della gradinata del Monte Risi, e il cantiere, che sarà operativo dal giorno 10 di settembre, fa parte di una intesa che abbiamo raggiunto amministrazione con l'imprenditore, oltre che mio amico. Anche questa notizia fa lacido a qualcuno, ma è la verità, e quindi io la dico tranquillamente, Giusto Masiello, che dopo aver realizzato lo svincolo all'ingresso da Foggia, adesso ci sistemerà anche quell'incrocio. Voi sapete che è un incrocio pericolosissimo, c'è quella biforcazione, specialmente quelli che non conoscono la città, ma anche noi cerignolani lì abbiamo sempre qualche
problema anche abbastanza serio. Ecco, adesso abbiamo cantierizzato il 10, superata la fatidica data della festa della Madonna, cominceranno i lavori. Sulla mia pagina social ho postato il rendering di come verrà quell'incrocio e verrà realizzato in maniera veramente bella, razionale, e farà la coppia, diciamo così, con l'ingresso da via Foggia, che è ammirato e apprezzato, da tutti quanti. Nei prossimi giorni avremo importanti appuntamenti, lasciamo stare la festa della Madonna vera e propria, che per noi cerignolani è un appuntamento del cuore, ma accanto, intorno a questa festa, avremo due eventi che vi voglio segnalare, sono importanti e sono qualificanti. Il 5 settembre in Piazza Duomo diamo continuità a un'iniziativa avviata l'anno scorso, che è quella di onorare la musica lirica con una rappresentazione, oltre che nel teatro. Vi ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto Cavalleria Rusticana al teatro, una serata indimenticabile, anche in piazza. L'anno scorso fu la Tosca, quest'anno, per stare in tema mascagnano, il 5 settembre l'amico Fritz in Piazza Duomo, ovviamente a titolo del tutto gratuito. 5 l'amico Fritz, 6 si apre la fiera della Madonna di Ripalta, una fiera che anno dopo anno noi cerchiamo di migliorare. Quest'anno l'abbiamo collocata non più intorno alla villa comunale, ma le abbiamo riservato l'area di via Milano con i giardini annessi, è praticamente il lato lungo del ex mulino Tamma. Via Milano ospiterà questo evento e fino al 6 noi come amministrazione cercheremo di consegnare un'area fieristica messa a punto, asfaltata, ripulita, ben organizzata, in modo che gli organizzatori stessi della fiera possano, ecco, sfruttare al meglio questi spazi e offrire ai nostri concittadini una occasione per divertirsi, acquistare, girare. Ho detto che abbiamo asfaltato via Milano, ma non solo via Milano. In questa ultima settimana abbiamo asfaltato via Milano, via della Chiesa, via Gentile, via 20 Settembre, la relativa rotatoria, via Maria Santissima di Ripalta. E commentava un cittadino: mai visti tanti lavori di asfalto e di rifacimento delle strade cittadine in 20 anni. Diciamo che noi in una settimana abbiamo fatto più di quello che hanno fatto gli altri in 20 anni, ma questo elenco si aggiunge a un ulteriore lunghissimo elenco di strade che abbiamo asfaltato. Sto cercando di drenare il più possibile dal bilancio comunale altre risorse per poter continuare, dare continuità a questo intervento di rifacimento dell'asfalto. Insieme con gli assessori tecnici, con l'assessore Morra, con l'assessore Bufano, abbiamo una piantina di cerignola che stiamo colorando man mano che facciamo i vari tratti di asfalto, di rifacimento dell'asfalto. È chiaro che stiamo prima esaurendo le direttrici di marcia più importanti, quelle più frequentate, però voglio precisare che in questi lavori è compreso il recupero sia nel quartiere dei nastri stradali, sia nel quartiere Fornaci,
sia nel quartiere Torricelli. Poi è scaduta, credo, la settimana scorsa o inizio di questa settimana, la gara per, noi la chiamiamo il tappabuche, è un sistema abbastanza tecnologicamente avanzato che metteremo in funzione al più presto, spero entro il mese di settembre, per intervenire laddove non esiste un degrado totale del nastro stradale, ma esistono delle buche, degli avvallamenti, delle zone non a regola, non perfettamente manutenzionate, e lì andiamo a intervenire con questa detto macchina tappabuchi, perché io non capisco i nomi complicati, non li conosco, ma è un servizio che partirà entro la fine del mese di settembre. Ovviamente quando io parlo alle persone in buona fede, lealmente, intellettualmente oneste, lealmente predisposte a discutere di un problema. Non parlo per i fanatici, quelli che per principio devono schierarsi contro la pubblica amministrazione, in particolare contro l'amministrazione. Sono persone che hanno dei problemi medici, dei problemi sanitari, perché vivono nella ossessione del sindaco Metta. Io non ci posso fare niente, posso soltanto dire loro che sono contento, mi portano fortuna, perché a furia di pensare ossessivamente a tutto il male possibile nei miei confronti, finiscono evidentemente per portarmi fortuna. Io parlo alle persone che vogliono apprezzare e valutare correttamente quello che stiamo facendo. Abbiamo 400 chilometri di strade cittadine, non si possono asfaltare tutte e 400, abbiamo altri 440 chilometri di strade extraurbane, quindi siamo intervenuti a via Maria Santissima di Ripalta, altre strade siamo intervenuti, erano strade che da 20, 25, 30, 40 anni nessuno manutenzionava, come la strada che porta a Borgo Libertà. E sinceramente, quando io vedo che stiamo facendo un lavoro che non si faceva da 20 anni, e uno deve commentare, sì, ma alla strada a fianco non l'avete fatto, francamente mi girano un po' le scatole, perché significa essere refrattari a qualunque tipo di ragionamento saggio e equilibrato. Se noi avessimo trovato 20 km di strade da rifare, l'avremmo rifatte in 3 mesi, ma purtroppo noi dobbiamo recuperare un ritardo di decenni. Per fare questo non è assolutamente semplice. E permettetemi di dedicare, io mi diverto, sono tranquillo, sereno, non voglio fare polemiche esacerbate, ma una polemica ironica, una polemica, diciamo, un po' a prendere in giro, me la dovete consentire. C'è una signora che ha scritto una cosa meravigliosa, una signora Sette Ducati, Margherita Sette Ducati, fa parte di quella categoria di persone che si inventano di essere dei soggetti politici, che contino qualche cosa, che abbiano non so quale gruppo o quale associazione alle spalle. In realtà alle spalle c'hanno soltanto un deludente passato, frustrante probabilmente, che ha scritto che le nostre macchine per i lavori, per l'edilizia, per le strade, per i lavori che stiamo facendo, lasciano nella città delle grandi e terribili cicatrici. Ora, non è che io voglio dare troppa importanza, qua c'è una corrente di pensiero rappresentata da Rino Pezzani, il quale mi dice, amico Rino, mi dice, tu non devi parlare di queste persone perché gli fai pubblicità. Può essere che ha ragione lui, ma io nella mia vita raramente ho fatto una cosa perché mi sembrava ragionevole, l'ho sempre fatta perché mi veniva,
istintivamente di farlo. A me, istintivamente, mi viene di prendere bonariamente in giro questa signora e allora, nonostante i consigli buoni, io faccio come mi pare a me e non seguo i consigli. Ma come si fa a dire che noi lasciamo cicatrici? Quale sarebbe la cicatrice? L'ingresso di via Napoli, di via Foggia, quella è una cicatrice. Qual è la cicatrice? Il murale di Di Vittorio, la cicatrice, che cos'è? La villa comunale, l'arco della rimembranza, le strade che stiamo asfaltando. Qual è la cicatrice che lasciamo nel corpo di questa città? Una signora che dice cose sconclusionate che io potevo ignorare, però ho avuto gusto di dare questa risposta a questa signora, anche perché poi queste persone che, mi viene in mente un altro personaggio, ma questo non lo voglio nominare perché non mi va, per 2 anni al sindaco gli puzza il fiato, al sindaco gli sudano i piedi, al sindaco gli sudano le mani, il sindaco tiene sempre le camicie sporche, il sindaco c'ha la tigna, c'ha la rugna, e poi improvvisamente si presentano a palazzo e vengono a chiedere di essere sponsorizzati. Noi non sponsorizziamo nessuno, proprio qua dentro lo sanno, di cacciare una lira a me non mi va bene, tutti i soldi che tengo li devo spendere per la città, per i lavori in città. Quindi dobbiamo sponsorizzare la presentazione del libro. Arbitrariamente vengo indicato fra le persone che saranno presenti a questa presentazione del libro. Io stavo a Cefalù, in Sicilia, al comune, lo sanno tutti, il mio periodo di ferie è stato di 10 giorni, dal 21 di agosto al 30 di agosto, ieri 31 sono rientrato. Ero assolutamente assente nel periodo che questo cristiano doveva presentare non so che cosa, che poi in genere sono lavori che non servono a nessuno, sono autoreferenziali, sono per farsi un po' di pubblicità personale. E dopo che hanno sputato veleno, vengono qua e vengono a chiedere che la illuminata amministrazione dia loro una mano. Noi non è che non gli diamo una mano perché hanno sputato veleno, proprio non li calcoliamo proprio. E quindi vi chiedo anche scusa se qualcuno ha visto un invito dove stava scritto Franco Metta e io non ci stavo, ma nessuno mi ha chiesto il permesso di inserirmi in quella presentazione di quel libro, perché se me l'avessero chiesto io avrei chiesto il nome del soggetto e avrei detto di no, perché mica mi potete obbligare. Scusate, io faccio il sindaco, ma non sono obbligato a presentare i libri, fra l'altro libri assolutamente insignificanti presentati da persone insignificanti. In questa settimana l'assessore Mininni, e magari chiudiamo con questo, poi il resto ve lo dico domani, l'assessore Mininni mi ha comunicato che all'Interporto sono stati sgomberati i rifiuti che erano stati transitoriamente appoggiati in quella zona. Anche qui lo ripeto per le persone con un buco di cervello aperto a capire le cose, che poi c'è tanta gente che parla senza sapere nulla, per motivi che esulavano dalla ovviamente volontà dell'amministrazione comunale. A un certo punto si è creata una emergenza che non abbiamo ancora totalmente superato, una emergenza nella raccolta dei rifiuti, e spero che questo se lo ricordino tutti quanti, anche la signora Sette Ducati. In città c'erano 700 tonnellate di rifiuti abbandonati. Che cosa bisognava fare? Lasciarli lì, probabilmente, questa era la soluzione? No, ovviamente bisognava raccoglierli.
Ma dovete sapere, ma questo non lo sa perché parlano di rifiuti tutti quanti, ma non sanno niente, sono proprio totalmente ignoranti delle regole e della disciplina dell'argomento. Dovete sapere che non è che tu puoi smaltire tutta l'immondizia che vuoi, noi purtroppo dipendiamo dall'AGER. L'AGER, Agenzia dei Rifiuti Regionale, ordina, non ci consulta, fa degli ordini e dice, Comune di Cerignola deve portare i rifiuti, nel caso nostro, nel sud della Puglia. Ma non è che tutti i rifiuti che vogliamo, è stabilito anche un quantitativo. E allora, con quelli che si erano accumulati, noi non è che li potevamo raccogliere tutti in una notte, ovviamente non avremmo avuto nemmeno i mezzi, e poi trasferirli tutti in una volta alla discarica, al trattamento. Non è possibile, perché ci sono dei quantitativi prestabiliti, per cui io avevo 700 tonnellate di rifiuto, non sapevo come raccoglierlo, e poi non sapevo come smaltirlo. Ho provato a risolvere il problema della raccolta e faticosamente siamo riusciti a ripristinare una situazione quasi, quasi normale. Poi questi rifiuti io li dovevo poggiare da qualche parte, uso un termine atecnico, proprio li dovevo appoggiare da qualche parte, per poter poi, in base agli ordini che mi dava Ager, smaltirli. E così è stato. Li abbiamo portati all'Interporto, tutti sti qua che gridano sempre, stanno sempre sotto municipio a fare casino, 3 cristiani, 7 cristiani, Antonietto, Lucietto e 3-4 come loro. Ah, l'Interporto, i rifiuti all'Interporto, stavano su un poggetto. Ager ci ha messo il tempo che ci ha messo, ci ha detto come e dove smaltirli e vi spiego, cioè ci ha aperto un quantitativo giornaliero, cioè ogni giorno noi potevamo mandare i rifiuti correnti più una quota dei rifiuti che si erano accumulati e così facendo in 7 giorni, in 10 giorni, quando è stato, abbiamo ripulito tutta l'area con buona pace di quelli che hanno fatto i comizi. Ogni volta che fanno un comizio, tirano fuori un argomento, mi portano una fortuna sfacciata, perché 10 giorni di tempo e quel problema si risolve. Infatti dopo, se ho tempo, vi dirò della mens. Vi ricordate la mens? Quando la gente che veniva a gridare qua, la mens, alla piccirella, guai, alla piccirella, un castigo di Dio. Una delle 7 piaghe mondiali. E poi basta, perché io ho sistemato il problema. E per sistemare le cose ci vuole tempo dappertutto. Fanno ridere adesso a Genova, in 30 giorni devono approvare il progetto. Quelli non sanno neanche cos'è un progetto, lo so io che non sono ingegnere. Un progetto sono 1,5 metri di elaborati. Quindi i progetti che vedo io a Cerignolo, figuratemi là, 30 giorni che devono fare loro. Allora dici, torniamo a bomba. La gazzetta titola Il sindaco Bombarolo, mi raccomando, Giro, occhio vivo, pure Balzano, molto attento. Pensano di contare qualche cosa, questi due non contano niente, come quello di prima, non contava niente, sembrava che era un genio scalfo. Questi due non so che cosa si sono messi in testa di rappresentare, zero e porto a zero. Dicevo, abbiamo liberato l'Interporto, abbiamo mandato pure le forze di soccorso per la disinfestazione, per la sanificazione, per completare. È come quando si fa una pulizia in una casa, si pulisce il grosso, poi si fanno le finiture. Ovviamente il luogo è recuperato al 100% e
all'Interporto noi non faremo certamente una discarica, ripeto, li abbiamo appoggiati lì. Quindi quando poi, dato che sono stato denunciato, quando c'erano 700 tonnellate di rifiuti in mezzo alla strada, andava bene a tutti e non si è visto nemmeno un maresciallo del NOE. Appena io ho posato un po' di immondizia, perché non sapevo dove metterla, sono arrivate le forze speciali, i baschinieri, le teste di cuoio, a indagare il sindaco. Quando andrò al processo spiegherò al signor magistrato qual era la situazione e perché ho preso questa decisione e come questa decisione si sia rivelata opportuna, utile. Certo, un po' di fastidio l'ho dato alle persone proprio nei dintorni di quel luogo, ma evidentemente non c'è stato nessuno che mi abbia saputo dire né prima né durante né dopo qual era la soluzione alternativa. Evidentemente soluzioni alternative non ce n'erano e noi abbiamo fatto bene a risolvere il problema in quella maniera. Adesso il sito è completamente recuperato. Chiudo con il tema dei biglietti gratuiti per il Luna Park. Voi sapete, a tutte le feste della Madonna di Ripalta arrivano le giostre. Da quando sono diventato sindaco ho avuto la possibilità di percepire, di toccare con mano quali fossero le abitudini. Cioè c'era l'abitudine di regalare all'amministrazione comunale tutta una serie, un quantitativo di biglietti per usufruire delle attrazioni del Luna Park gratuitamente. Fino a quando non è diventato sindaco Franco Metta, io non so questi biglietti come venivano distribuiti, posso dirvi sicuramente che figli di consiglieri, nipoti di assessori, compagni vari andavano alle giostre, non pagavano, usufruendo di questo beneficio. Quando sono stato eletto, le alternative, le possibilità erano tre: continuare come hanno fatto quelli di prima, rifiutare i biglietti, dice io non ne voglio biglietti gratuiti. Terza soluzione, quella di continuare questa abitudine del regalo, ma destinare questi ingressi gratuiti, questo utilizzo gratuito delle attrazioni del Luna Park per quei bambini che per situazioni particolari, in genere economiche, non avevano questa possibilità di usufruire, di divertirsi ad una giostra. Abbiamo optato per questa terza soluzione, abbiamo fatto bene, l'assessore vice sindaco Pezzano ha perfezionato questo meccanismo, cioè invece di essere affidato al caso, i biglietti distribuiti magari nelle varie parrocchie così un po' disordinatamente, ha previsto un regolamento, ha previsto delle norme, se hai un certo ISE, e questa distribuzione è stata organizzata per la settimana prossima e credo che sia una bella cosa, un'iniziativa buona. Ovviamente le margherite sette ducati di tutta Italia, anzi di tutta Cerignola, si divertono anche su questo argomento. Mi diceva il vice sindaco che c'erano delle lamentele perché io ho l'ISEE a 3.000, voi avete stabilito che i biglietti gratuiti vanno solo a quelli che hanno un ISEE, cioè un reddito più basso. Beh, signori, ma qua significa non avere veramente onestà intellettuale. Cioè, se io avessi un quantitativo, cioè avessi un Luna Park di mia proprietà, lo aprirei gratis per tutti i bambini di Cerignola, arrivederci e grazie. Ma noi abbiamo
un certo numero di biglietti, anzi credo che si sia organizzato anche in una maniera più articolata, Rino. Abbiamo questa possibilità, vogliamo avvantaggiare quei bambini che probabilmente senza questa iniziativa in quei giorni della Madonna di Ripalta le giostre le potevano guardare soltanto dal di fuori. Certo, accontentare tutti non sarà possibile, ma questo non esclude che il primo commento di una persona onesta intellettualmente deve essere un commento di apprezzamento per un'amministrazione che ha fatto una cosa di questo genere, a meno che qualcuno non preferiva il metodo di prima. Prendevano i biglietti, si spartevano, tandatta, alla giostra andavi e trovavi tutti questi bambini favoriti perché parenti degli amministratori. Noi l'abbiamo escluso, così come, e chiudo. Voi sapete che mettersi le dita nel naso è una brutta abitudine. Ho pensato a quello quando mi sono ricordato l'abitudine che c'era qua in comune, era quella di chiedere a chi fa un lavoro pubblico un lavoro privato. Dici, beh, visto che stai, che so, asfaltando una strada, io abito un po' più lontano, un po' più di fianco, perché non vieni ad asfaltare con i soldi pubblici, asfaltare pure la mia strada privata? Questa era una abitudine che io ho trovato e che ho debellato e cancellato. Qualche volta, anzi, spero che mi capiti una cosa di questo genere, perché, parola di sindaco, la prima porta a cui vado a bussare è quella eventualmente dei carabinieri. Detto questo, e chi ha capito capisce, occhio vivo, state buoni, ci sentiamo domani.